Le bambole sono il giocattolo preferito delle bambine. Alcune di queste hanno circuiti e ingranaggi che le permettono di muoversi e parlare. Tranne per questa bambola, che non ha nessun circuito o meccanismi che gli permette di muovere la testa o le mani. Nonostante questo, mentre la bambina sta giocando, si può notare la testa della bambola seduta a terra, che incomincia a muoversi. Nel secondo filmato, una ragazzina sta disegnando qualcosa su un tavolo. Finché, a un certo punto, dei fogli sul tavolo incominciano a muoversi. La ragazzina si spaventa e fugge via. Potrebbe essere uno spiffero d'aria, voi direte. Ma a confermare che non lo è la telecamera stessa, che dopo i fogli riprende degli oggetti sul tavolo che vengono spostati e lanciati. Nel terzo filmato, un ragazzo sente dei rumori strani provenienti da una stanza di casa sua. In quel momento il ragazzo era solo e quindi c'era solo lui in casa. Un po' spaventato, impaurito, decide di farsi forza e andare a controllare. Appena il ragazzo si avvicina alla porta della stanza, si sente la voce di una ragazza accompagnato da una risata diabolica. Una volta entrato, vede la stanza sottosopra. Dal respiro del ragazzo si capisce che è veramente terrorizzato. In quest'ultimo filmato, un uomo dice di essere perseguitato dallo spirito di una bambina. La piccola si aggirerebbe nella casa dell'uomo, apparendo di volta in volta. Una sera, mentre l'uomo era a casa sua, incomincia a sentire dei rumori e proprio a quel punto prende una telecamera. E questo è ciò che ha ripreso. L'uomo riprende la ragazzina, che resta ferma sul davanzale della porta per pochi istanti, per poi dileguarsi. Si può dire che quell'uomo non aveva torto quando parlava di una presenza in casa sua. Certo che trovarsi di fronte a uno spirito di una ragazzina in casa mette da avere i brividi, soprattutto perché non sai se è realmente lo spirito di una bambina o è qualcos'altro di peggiore. Il video finisce qui, ragazzi. Io vi aspetto sabato per il mio nuovo video, dove entro in un castello a fare una piccola indagine. Mi raccomando, non mancate, vi aspetto. Ciao!